Il Natale è attesa della luce nel buio. Recuperiamo la vera dimensione del Natale, tralasciando quegli aspetti marginali, sconnessi dal suo contenuto religioso. Questa è una delle riflessioni proposte da Monsignor Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, nell'omelia del 25 dicembre del 2014. Lasciamoci inondare dalla luce che scaturisce dalla grotta di Betlemme, con l'augurio che la pace abiti nei nostri cuori e che la pace dimori stabilmente sulla faccia della terra. Non c'è nessuno nelle nostre città che non sappia cosa sia il Natale. Forse in molti ne hanno perduto la dimensione di mistero, ripiegando su aspetti decisamente più marginali, sconnessi dal contenuto religioso. Tuttavia il Natale riesce ancora e sempre a mantenere il suo fascino e il suo più intimo significato. Il Natale è attesa della luce nel buio, del faro nella notte, del fuoco nel freddo, con la certezza della fede che Dio, una volta venuto tra noi, mai più ci lascerà soli o in balia del pericolo. D'altronde, egli stesso ha assunto il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Il Verbo si è fatto carne ed ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Così abbiamo ascoltato nel Vangelo, preso dal prologo di Giovanni. Natale dunque ci dice che Gesù è nato e vuole ancora nascere per tutti, per chi crede e per chi non crede, per quanti la fede l'hanno persa e per quanti sono ancora in ricerca, per quanti non credono più in se stessi e per quanti delusi hanno rinunciato a vivere lasciandosi andare. Gesù viene per tutti, per ridare senso alla vita. Miei cari, con il Natale comincia la nostra redenzione, il nostro riscatto, e Dio santifica tutta l'umanità. Tutto ciò che è umano diventa divino, perché il divino entra nell'umano. Con il Natale Dio santifica la nostra casa. In Gesù che nasce, Dio pianta la sua tenda in mezzo a noi. In mezzo alle nostre case, Dio è di casa. La sua strada non è più nel deserto, non è più nell'alto dei cieli, ma la sua strada è tra le nostre strade. Si è fatto come noi per farci come Lui. Si è abbassato fino a noi per elevarci a Lui. Lui che è figlio ci rende come Lui figli di uno stesso Padre e ci insegna ad amarci come veri fratelli. Sì, Dio santifica la nostra casa. Ma con il Natale Dio santifica anche la famiglia, la coppia. Il Natale è un inno all'amore. Infatti, nascendo da Maria e Giuseppe, Gesù ha santificato la famiglia, in particolare l'amore di coppia di un uomo e di una donna. E in loro egli benedice anche oggi tutte le spose e tutti gli sposi. Che il Natale sia un'opportunità per molte coppie per purificare il loro amore e ritessere le loro relazioni secondo il progetto di Dio.
Con il Natale Dio santifica la maternità e la paternità. Nascendo Gesù compie un atto di amore verso la vita. Ci dice di non aver paura di diventare madri e padri. Che questo Natale sia l'occasione per celebrare la bellezza della vita in ogni sua forma e in ogni sua stagione. Ancora, con il Natale Dio santifica i genitori. Nascendo, il Verbo di Dio fa diventare Maria e Giuseppe genitori di un bambino che avrà una vita dura e difficile. Dio santifica la nostra voglia di educare. Che questo Natale sia l'occasione per riappropriarci ad ogni livello della nostra responsabilità educativa nei confronti delle nuove generazioni. Dio santifica il lavoro. Rivelandosi ai pastori che svolgevano il loro lavoro di pascolare il gregge, Gesù è entrato nella loro vita di tutti i giorni, fatta di duro lavoro e di sacrifici, di ansie, ma anche di voglia di lottare, di problemi, ma anche di attese, di sconfitte, ma anche di speranze. Che questo Natale sia l'occasione per ridare dignità a chi lavora e a chi vive il dramma della disoccupazione, dia il coraggio di non arrendersi. Carissimi, con il Natale Dio santifica anche le nostre città. Egli nasce tra la sua gente e in occasione di un censimento, cioè di un grande evento politico. Nascendo a Betlemme, Dio santifica le nostre città, chiedendo che esse siano ispirate alla carità, alla giustizia e alla fraternità. Che il Natale sia l'occasione per una rigenerazione della società civile, perché venga messa da parte ogni logica di corruzione e di egoistica ricerca del proprio interesse e invece si diffonda nelle nostre città un clima di autentica condivisione e di maggiore accoglienza. Con il Natale Dio visita le periferie. Alla sua nascita Gesù non trova posto. Nasce da escluso tra gli esclusi, in un posto estremo di periferia, una stalla, in un luogo che non è neanche un luogo. Questo vuol dire che Dio sta sempre dalla parte di chi non ha alcun posto nella società. Che questo Natale possa abbattere i tanti muri che dividono e i mille pregiudizi che emarginano tanti nostri fratelli. Con il Natale Dio santifica il creato. Gesù nella stalla non disdegna la compagnia del bue e dell'asinello. Come Maria, anche la creazione e la natura aspettavano Gesù. Oggi il creato subisce violenza e abusi da parte di quanti senza scrupoli lo inquinano e lo devastano. Che il Natale sia l'occasione per riconciliarci con la natura, al fine di comportarci nei suoi riguardi non da padroni sconsiderati, ma da custodi responsabili. Infine, con il Natale Dio santifica tutti i popoli della terra. Gesù sarà adorato dai re magi, lasciando che a lui vengano uomini provenienti da ogni angolo della terra e da ogni nazione. Da una culla umile e fragile abbraccia tutti i popoli in un grande abbraccio di tenerezza e di pace. Che questo Natale sia l'occasione per creare ponti di fraternità, per un futuro di solidarietà, di amore
e di pace. Cari fratelli, in questo Natale Gesù vuole rinascere ancora su questa terra, ma soprattutto vuole rinascere nei nostri cuori. Egli si è fatto bambino per rivelarci il suo amore, per mostrarci la sua umiltà, per farci suoi fratelli che partecipano alla sua stessa vita divina. Facciamo perciò nostre le tre parole fondamentali, gioia, pace e speranza, del messaggio degli angeli ai pastori, propagando la carità di Cristo e trasformandoci in persone che guardano la vita con amore. E uniamoci al coro degli angeli e cantiamo anche noi: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Buon Natale a tutti.